E mi sento molto fortunata perché ho avuto un padre che per me è stato un grande maestro, un insegnante di vita, e io da sempre sono innamorata del fare, per cui credo che essere imprenditori significhi anche far crescere il proprio territorio e dare continuità ai progetti che sono stati iniziati da chi ci ha preceduto, ma soprattutto avere sempre una visione aperta sul futuro e al passo con tutto quello che è l'innovazione e i bisogni delle nuove generazioni. È un po' un gioco d'equilibrio, nel senso che anzitutto bisogna avere un grandissimo equilibrio con se stessi, per cui la gestione dello stress, il problem solving e poi una grande determinazione, tanto coraggio. Bisogna continuare a credere in quelle che sono le risorse del nostro paese e le risorse nostre, anche quelle che risiedono in ognuno di noi, e cogliere tutte le opportunità che si possono cogliere sia qui che arrivano gli input che arrivano dall'estero, perché ci sono tante nicchie che ancora devono essere esplorate e tanti lavori che possono essere ancora sviluppati. L'importante è prepararsi e coltivare le competenze e crederci fortemente ed essere disponibili anche alla flessibilità e a dedicare il tempo che serve oggi nel mondo del lavoro. Ma allora sicuramente dobbiamo anzitutto avere questa consapevolezza, cosa che non è scontata e non tutti hanno, perché Verona, e io amo Verona e il suo territorio, è comunque ancora con una cultura molto tradizionale, ci vuole tanta formazione, bisogna imparare meglio l'accoglienza, imparare a cogliere i paesi, insomma, che arrivano, le culture da tutto il mondo, ma soprattutto fare concretamente ogni giorno rete tra privati e anche con le istituzioni, ma soprattutto ogni privato deve sentire la responsabilità di mettersi in gioco, di mettersi in prima linea, di creare appunto dei progetti e portare avanti e anche realizzare sogni con altri imprenditori, di non avere paura ma di mettersi a fare, a rimboccarsi le maniche ancora di più per essere allineato con quelli che sono i bisogni del mercato internazionale, perché Verona oggi può e deve lavorare ancora tanto in questo, e dobbiamo mettercela tutta perché possiamo giocarcela questa carta. Io sono molto felice perché oramai il nostro museo è a tutti gli effetti un museo d'impresa, è un luogo di incontro per cui ogni settimana ospitiamo aziende multinazionali, attività veramente provenienti da tutto il mondo, anche da noi passano un 70% di turisti stranieri, e questo fa sì che anche un impianto culturale possa avere una sua vita, una sua identità e possa davvero continuare a crescere a 360 gradi. Sicuramente una Verona sempre più internazionale, una Verona d'impresa, chiamiamola così, perché io sono ovviamente su questo orientamento, su questo filone, in cui si cominci davvero a fare rete, a fare squadra, e dove non si viva questa famosa sindrome da Palio di Siena, dove tutte le contrade, no, un po' sono felici quasi dell'insuccesso dell'altra, ma anzi tutte le contrade devono fare squadra e devono mettersi insieme per vincere insieme.